Buongiorno, buongiorno, mi scusi signore, no, è che questo tavolino sarebbe riservato, ci mettiamo sempre qui io e i miei due amici, questo sarebbe il posto di Bruno, vabbè, non è importante, e quindi, insomma, se volesse, gentilmente, non mi risponde, forse è un turista, un viaggiatore, non capisce la mia lingua. Ma non c'è stare, zitto, voglio vedere, ma sì, sono un incognito, sono truccato, tu fai tutta sta ciacciata, zitto! Ma perché ti sei vestito così? Ma come? Perché mi cercano? Ma chi? La neurodelirio? Ma peggio, peggio, una donna! Ma sai cosa potresti fare? Potresti aspettare, poi magari andate insieme a fare shopping con due bravi amici. Sei proprio un idiota. Hai mai sentito parlare di stalking? Ma certo che sentito parlare di stalking. Penso che sia un grave problema e voi donne dovreste scendere in piazza a protestare vibratamente. Tu sei un imbecille dentro. Te lo dico io cosa sei. Ecco. Oh, ciao Roberto. Ciao. Buongiorno pupazzo. Sai che da laggiù, entrando, ho pensato veramente che Roberto ci avesse un flirt clandestino. È vero? È questa della bionda. Non stai male, sei una bella signorina, molto, sì, certo. Molto carina. Sì, sì, sì. Smettetela di fare del casino, sono in incognito e voi vi fate notare. Sì, sembriamo due donnicciole, noi. Noi. Mi hai ricordato Annie Jones, la donna barbuta più famosa d'America, una che, ragazzi, ha lavorato per anni col Circo Barnum. Ma sai che non è una cattiva idea, pensi che potremmo farci su un po' di soldi? Ma sì, perché no? Anche perché lei, nonostante il petto e la faccia villosa, questa Annie Jones si è sposata almeno due volte, credo. Ma guarda che lui, anche lei sa, Miss Brown è proprio un bel bocconcino, quasi. Senti, se non la smetti ti riduco io i bocconcini, così poi nutri quel cretino del cane che la tua fidanzata ti ha appioppato. Comunque Miss Brown non ci sta raccontando cosa è successo, cioè qual è il motivo, perché sei contato così? Ma niente, le ho detto le solite cose, solo che questa mi perseguita, una pazza, continuamente me la ritrovo davanti, mi ha intasato la masseggeria, mi manda degli omaggi floreali dappertutto, l'altro giorno era sotto casa, sono dovuto uscire fuggendo dalle cantine come un ratto. Esattamente cosa l'hai detto? Non è che cosa per caso le hai detto che la intendi sposare? Ma no, mi sono tenuto un pochino più sul vago, le cose tipo. Non mi opprimete, ma tipo che lei era una donna meravigliosa, che era l'apice di quello che era la mia soddisfazione psicosessuale, che era una donna che mi aveva aperto nuovi orizzonti e che probabilmente avrei voluto invecchiare con lei. Vabbè, questo è il tuo repertorio più classico. Poi? Dai, forza. Ma no, sicuramente niente, hai detto qualcos'altro. Ma dai. No, dai. Vabbè, diciamo che stranamente mi è sfuggita anche questo proiettile. Cioè, a un certo punto l'ho guardata negli occhi e le ho detto: tu sei l'unica donna della mia vita che mi hai fatto sentire veramente uomo. E con questi tratti somatici non era facile. Comunque sei veramente un grande. Sai cosa facciamo adesso? Adesso brindiamo alla futura convolata a nozze. Ti va? Tre prosecchini, Fabrizio. No, ma non essere volgare, ma una signorina. Certo. Fabrizio, scusa, correggo l'ordinazione precedente. Fai due prosecchini per noi, per la signorina qui, un cosmopolita. Che screanzato, sono astemia.